Ben ritrovati all'appuntamento con la nostra rassegna stampa web. Apriamo subito la nostra finestra informativa, come tutti i giorni, su Marche e Abruzzo e partiamo dalle Marche, come sempre dal Corriere Adriatico.it, che in apertura sceglie una notizia del nazionale, la notizia di apertura appunto della home page del Corriere Adriatico.it sul delitto di Garlasco. Alberto Stasi condannato a 16 anni, una condanna che arriva nel secondo grado di giudizio, il secondo grado di giudizio, quindi la seconda corte d'assise di appello che lo ha condannato a 16 anni. Poi altre notizie di cronaca nella home page: un rogo da 500.000 euro in un'azienda agricola di Jesi alla Trionfi Onorati. E poi il Corriere Adriatico.it che si fa anche smartphone, nasce il nuovo portale mobile, dunque per cellulare l'informazione cambia, adesso corre anche sullo smartphone con il rinnovato portale mobile del Corriere. E poi altre notizie di cronaca: un anziano contromano, terrore in superstrada, è accaduto a Montecosaro nel maceratese. Poi sviene e cade in palestra, grave un papà di 34 anni, è accaduto ad Ancona. E poi un altro incidente, uno scontro, la statale è andata in tilt ieri mattina, un incidente che ha coinvolto anche il governatore Gian Mario Spacca, senza troppe conseguenze, solo lunghe code, eravamo nel Fabrianese. E poi scontro tra 6 auto, 2 feriti sull'asse, un altro maxi incidente. E poi una truffa, la vacanza di Natale con truffa, un appartamento che era un bluff, è accaduto nel Recanatese, da approfondiremo più tardi. Torniamo in apertura, andiamoci a vedere la notizia che riguarda proprio la sentenza con cui apre il Corriere Adriatico, che riguarda appunto Alberto Stasi, che è stato condannato a 16 anni di reclusione dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo d'appello bis, dicevamo, per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco. Stasi era stato assolto in primo e secondo grado dalla stessa accusa, prima che la Cassazione annullasse la sentenza di appello. A Stasi, con la condanna a 16 anni di carcere, non è stata riconosciuta l'aggravante della crudeltà che era stata contestata dal sostituto procuratore, che aveva chiesto 30 anni, da qui la pena inferiore alla richiesta dell'accusa. Anche le immagini di Chiara Poggi, appunto. E andiamo da questa notizia, anzi torniamo nella home page, andiamoci a vedere un'altra notizia che avevamo visto relativamente al rogo nell'azienda agricola nello Jesino, Trionfi Onorati, rogo da 500.000, i proprietari dicono diamo fastidio a qualcuno. Un incendio che è divampato appunto nella scorsa notte nell'azienda agraria, ci sono anche delle immagini di un fienile a fuoco nella stessa azienda, l'allarme per il rogo che ha colpito appunto questa azienda dove si trova un impianto a biogas è scattato attorno alle 2 ancora, e poi sono le operazioni sono in corso appunto di spegnimento per diverse ore sul posto. Poi si sono portate squadre dei vigili del fuoco di Jesi, Arcevia e Ancona. L'incendio ha interessato il fienile e la parte dove erano custoditi gli animali. Poi nel rogo sono rimaste uccise 2 mucche e altre 4 sono poi finite ustionate. I danni alle strutture del caseificio sono ingenti, si parla di circa 500.000 di euro appunto, e si indaga sull'origine delle cause. Sul posto poi sono intervenuti anche i carabinieri. E andiamo nella pagina invece dedicata, ecco, torniamo sempre ad Ancona, andiamo a vedere le altre notizie. Dicevamo, altre notizie riguardano il senigallese, ruba mutande nel supermercato. È arrivata una denuncia, preso il ladro del supermercato. Un uomo di origine pugliese è stato denunciato dal personale del commissariato di polizia di Senigallia per un tentativo di furto all'interno del supermercato di via Abbagnano. Un uomo è entrato in questo supermercato ieri pomeriggio, dove è cominciato a muoversi tra i banconi, dove prelevava della merce che poi riponeva nel carrello. Tra i vari oggetti ha preso anche indumenti intimi. Poi è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre usciva dal camerino. A quel punto il personale della vigilanza lo ha contattato, ha contattato immediatamente la sala operativa del commissariato, che poi ha inviato sul posto gli agenti della squadra volante. Dunque poi è stato acciuffato. Da questa notizia ci trasferiamo nel maceratese
E andiamo a vedere un'altra notizia che riguarda l'anziano che è finito in strada, appunto, contromano. Ci sono stati attimi di panico e di scompiglio. Ieri ha imboccato la superstrada un anziano a Montecosaro passando per la corsia di uscita. Dunque panico lungo la Val di Chienti ieri mattina intorno alle 11. Poi è accaduto ad un anziano al volante della sua Punto, comprensibilmente sotto shock. Lo stesso anziano è stato soccorso dagli automobilisti in transito. Nessuno comunque si è fatto male, per fortuna. E ci trasferiamo, dopo aver letto questa notizia, nell'Ascolano e andiamo a vedere un'altra notizia di un'auto che ha sfondato la vetrina. È accaduto a San Benedetto, un incidente più spettacolare che altro, perché per fortuna non ha prodotto grosse conseguenze. Spettacolare incidente all'incrocio tra via Roma e via San Martino in pieno centro, dicevamo, a San Benedetto. Una Stilo è finita contro un pullman e si è poi schiantata contro la vetrina di un negozio di cosmetici proprio sotto i portici di via Roma. E qui possiamo vedere proprio delle slideshow le foto del luogo dell'incidente, appunto, tra via Roma e via San Martino. E a bordo dell'auto poi c'erano due donne, la conducente di terra, una passeggera, che sono state prima aiutate ad uscire dall'abitacolo e poi trasportate al pronto soccorso per essere ferite. Per fortuna si tratta di lievi ferite, dunque un incidente senza troppe conseguenze. Da questa notizia ci spostiamo in Abruzzo, ci trasferiamo sul sito di ml.it, apriamo in apertura. Abbiamo una notizia dedicata ai tagli, ai tagli del governo, alle province, tagli al personale, i dipendenti in consiglio provinciale. Un emendamento in discussione al Senato fa temere l'avvio di procedure di mobilità per circa 150 persone, quindi ci saranno anche i dipendenti della provincia in consiglio provinciale. La prima delle iniziative di protesta poi concordate nel corso di un'assemblea dello stesso personale dipendente della provincia. E poi da dire che domani ci saranno anche i sindacati poi a manifestare dinanzi alle sedi provinciali, questo un po' in tutta Italia, per protestare contro questi tagli del governo centrale al personale dipendente delle province. Le altre notizie da leggere sulla home page di ml.it: una notizia che riguarda il calcio, perché esplode la crisi nel Giulianova Calcio. Il presidente rimette la società al sindaco Francesco Mastromauro. Esposito amareggiato dalle vertenze economiche della vecchia gestione e l'assenza di interesse da parte degli imprenditori. Dunque un'amara conclusione per il presidente del Giulianova Calcio. Poi altre notizie che riguardano Teramo: via Capuani, cominciano al via le nuove regole, sosta per tutti al mattino e poi ZTL, quindi zona a traffico limitato, nel pomeriggio. Isola pedonale solo il sabato dalle 19 alla mezzanotte. Dunque nuove regole per la centralissima via del centro di Teramo. Poi il futuro si costruisce a scuola, con uno sportello dedicato, una notizia dedicata alle scienze, all'ITIS di Teramo, all'istituto tecnico. Da due anni si indirizzano gli studenti e poi se ne parlerà nel corso di un convegno. E poi c'è il Partito Democratico che di Teramo, rimaniamo sempre nella cittadina teramana, che chiede le spiegazioni sullo stallo del progetto del Teatro Romano. Perché il comune non avvia lavori? Questa è la domanda che si pone, appunto, il consigliere del Partito Democratico Alberto Merarangelo, ex segretario comunale dello stesso PD. E poi restiamo in politica con l'onorevole del nuovo centrodestra Paolo Tancredi, che parla di trasporto pubblico e afferma: solo la privatizzazione può salvare il trasporto pubblico. Il parlamentare del nuovo centrodestra dunque critica la neonata fusione tra le tre aziende di trasporto pubblico locale, ARPA, GTM e Sangritana, fino a quando la regione ne deterrà la maggioranza. Dunque lui
porta da tanto tempo avanti questo progetto sulla privatizzazione. Poi Daniele Erasmi, under 40 di Pineto, è stato eletto alla guida di Confesercenti Abruzzo, è già esponente dell'associazione di categoria teramana. Ecco poi le richieste presentate alla regione dallo stesso neopresidente in un comunicato stampa. E poi un'altra notizia di tagli e accorpamenti: anche la prefettura sarebbe a rischio accorpamento, dunque c'è il sindaco di Teramo che insorge, il sindaco pronto ad una nuova protesta contro i tagli del governo. Teramo dunque per Brucchi non è la Cenerentola d'Abruzzo, e lo afferma categoricamente. Poi si parla di aprire il mercato ai giovani professionisti, il mercato dei lavori pubblici, lo afferma il capogruppo PD in consiglio regionale Sandro Mariani, che presenta e fa approvare una risoluzione appunto in consiglio regionale che interviene appunto sulla possibilità di partecipare agli appalti da parte dei giovani professionisti. E poi una notizia gustosa e culinaria: si parla di bocconotti, pepatelli e sfogliatelle, i dolci di Natale, l'arte, i dolci di Natale della tradizione culinaria teramana, l'arte antica dei pianificatori in piazza, perché al via dal 19 al 21 dicembre la prima mostra mercato dei dolci natalizi, dunque a partire da domani al via questa mostra mercato. E usciamo anche da ML, torniamo nelle Marche, apriamo la pagina di Riviera Oggi, dove abbiamo l'apertura dedicata ad una onlus, un nido di amore in Kenya grazie a tanti sanbenedettesi, un articolo del direttore di Riviera Oggi. Chiudiamo la pagina pubblicitaria, eccola qui: Aina Onlus, un nido di amore in Kenya grazie appunto a tanti sanbenedettesi. Dicevamo, è un articolo editoriale del direttore di Riviera Oggi Nazareno Perotti, che ci parla di questa associazione fondata da tre sanbenedettesi che si occupa di bambini malati di ADS. Grazie a loro infatti è nato un villaggio e in seguito anche una scuola nel quale molti bimbi vengono curati e avviati allo studio. C'è anche un video in cui si presenta appunto questo villaggio in Kenya creato appunto da queste tre giovani sanbenedettesi, Vittoria Quando Matteo, Rita Bruni e Antonella Cameli, ed evidenziato appunto in questo articolo di Nazareno Perotti. Noi facciamo una piccola pausa pubblicitaria, torniamo tra qualche istante. Eccoci qui, ben rientrati dopo la pubblicità. Rimaniamo ancora sulle Marche, dunque su Riviera Oggi, per leggerci altre notizie che riguardano l'istituto alberghiero Al Limite. Il preside Alfonso Sgattoni che dice: per l'anno prossimo la provincia trovi soluzioni. Alfonso Sgattoni ha incontrato un mese fa il presidente della provincia appunto di Ascoli, Paolo D'Erasmo. Attualmente la struttura ospita 39 aule per 39 classi. Abbiamo però bisogno di spazi, dice il preside. Siamo una realtà in espansione. E rimaniamo a San Benedetto: più controlli sulle strade e sui veicoli inquinanti. Sono state programmate giornate in cui sarà attivato il servizio di controllo elettronico della velocità lungo le direttrici a più alta intensità di traffico. E torniamo nella home page di Riviera Oggi solo per leggerci la notizia che riguarda la sanbenedettese, dunque una notizia dedicata al calcio, perché la Samp si rinforza in difesa, arriva Dario Fedi, il difensore classe 1989 sarà a disposizione di mister Paolucci in pratica a partire da oggi, dunque un nuovo rinforzo con l'ingaggio del centrocampista. Dopo l'ingaggio del centrocampista Salvatore Tozzo, i rossoblù avranno a disposizione anche un ottimo difensore centrale. Ha militato in C2 con Matera, Fondi e Sant'Arcangelo, in C1 con Portogruaro, Summaga, in D per Correggese e Rieti. Dunque, da questa notizia restiamo nelle Marche, ci trasferiamo nel sito gemello di Riviera Oggi, ovvero Piceno Oggi, per leggerci una notizia
che riguarda un ponte che sta a cuore, eccolo qui, passo decisivo per la realizzazione del ponte a Rubbianello, dicevamo un ponte che sta a cuore sia all'Ascolano che al Fermano. Ieri una conferenza stampa congiunta dei due presidenti di provincia, ovvero Paolo D'Erasmo e Fabrizio Cesetti, noi c'eravamo e ve ne diamo conto in questo servizio. I presidenti delle province di Ascoli e Fermo, Paolo D'Erasmo e Fabrizio Cesetti, hanno voluto fare il punto della situazione sulla ricostruzione del ponte di Rubbianello che unisce le due province. Innanzitutto si è concordato tra le due province di realizzare insieme questa opera importante che collega le due realtà provinciali. Abbiamo già condiviso con il presidente D'Erasmo un'ipotesi progettuale che prevede il recupero e il rifacimento del ponte crollato. Su questa ipotesi noi abbiamo già approvato il progetto preliminare, c'è il via libera dalla soprintendenza, oggi è in corso la conferenza dei servizi preliminare per stabilire anche le tempistiche con le quali procedere. Quindi sicuramente è un punto d'arrivo abbastanza importante. Ma sì, noi finora abbiamo rispettato con il Presidente D'Erasmo i tempi che ci eravamo dati. Abbiamo detto che entro il 30 novembre avevamo approvato il progetto, lo abbiamo fatto il 1 dicembre perché il 30 era di domenica e oggi siamo qui già con la conferenza preliminare e rispetteremo i tempi già previsti rispetto ai quali noi dobbiamo presentare alla Regione un progetto appaltabile entro il 4 di febbraio. Ma abbiamo già condiviso stamattina di anticipare questi tempi, anche se di qualche giorno, perché gli uffici dovranno avere i tempi tecnici per mettere in campo tutte le iniziative progettuali. L'importanza innanzitutto per i cittadini di quel territorio, i cittadini del Fermano e dell'Ascolano, che quelle comunità lo chiedono con forza di accelerare le procedure, ha detto bene il Presidente Cesetti. Rispetto al cronoprogramma che ci siamo dati stiamo rispettando bene, i tecnici stanno lavorando molto bene, e già la sovrintendenza ha espresso parere, oggi tutti i membri della conferenza stanno esprimendo parere favorevole, quindi dai comuni di Montefiore, commissario di Monte Rubbiano, l'autorità di bacino della regione Marche, per noi è importante, quindi si sta proseguendo bene nonostante le tante difficoltà, perché le difficoltà sono notevoli, soprattutto per concordare bene con la sovrintendenza una parte il recupero del ponte, un'altra parte, come diceva bene il presidente Cesetti, un nuovo inserimento di un ponte nuovo. E adesso dobbiamo accelerare la procedura, quindi entro gennaio andare alla conferenza definitiva e poi la procedura di gara. E dobbiamo fare in fretta, prima possibile, perché quelle comunità lo chiedono con forza e tutti i membri della conferenza stanno lavorando verso questo obiettivo qui, quindi non abbiamo nessuna difficoltà ad oggi. Devo dire che col Presidente abbiamo fatto incontri con la sovrintendenza, insomma abbiamo lavorato insieme bene in queste settimane per facilitare questo percorso autorizzativo. Adesso entro gennaio dobbiamo definire bene quello per arrivare al progetto definitivo e poi immediatamente procedura di gara. E arriviamo in Abruzzo e apriamo la pagina del giornale online City Rumors. Una delle aperture è dedicata a un dossier sull'immigrazione. Abruzzo, immigrati in aumento del 12,5%. I residenti stranieri in Abruzzo dunque sono aumentati tra il 2012 e il 2013, passando da 74.939 a 84.285, con una incidenza del 6,3% sul totale della popolazione. È una crescita in termini percentuali, del 12,5%, che ha interessato per lo più Pescara. In questa regione l'incidenza della popolazione straniera è quasi il doppio rispetto alla media del Mezzogiorno. Sono solo alcuni dei dati dunque del dossier statistico Immigrazione 2014 dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dicevamo, questa è una delle tante
aperture di City Rumors, eccole qui. Infatti poi c'è un'altra dedicata, una notizia di cronaca: 4 cani uccisi affucilati in Abruzzo nelle ultime 24 ore, la condanna della Lega Nazionale a difesa del cane. Poi in Abruzzo una notizia di sanità: restano aperti 8 punti nascita su 9 dall'elenco purtroppo esclusa Atri. Anche in tal senso ci andiamo a vedere un servizio. I punti nascita in Abruzzo saranno 8 e tra questi non c'è quello dell'ospedale di Atri. La decisione è stata adottata dal comitato tecnico, che ha stabilito che in Abruzzo resteranno attivi 8 punti nascita rispetto ai 9 previsti dalla precedente proposta. Tra questi non figura l'ospedale di Atri, nonostante il superamento della soglia delle 500 nascite, che era uno dei parametri di riferimento. Polemica la presa di posizione del consigliere regionale Luciano Monticelli. Qual è la ratio di tutto ciò? Si chiede esasperato. Quali sono i risparmi che conseguirebbero alla chiusura del punto nascita di Atri? Forse il sovraffollamento dell'ospedale di Pescara, dove tutto il comprensorio andrebbe a confluire e che già deve sobbarcarsi la chiusura prevista a Penne? A scatenare l'ira del consigliere del PD è in realtà il modus operandi alla base della decisione presa dal comitato tecnico. Nessuno dei consiglieri che hanno preso a cuore la questione è stato coinvolto, si precisa in merito. Non sono stato tenuto affatto in considerazione, nonostante da anni combatto contro la chiusura del nosocomio Atriano. Un modo di fare che non condivido e che fa davvero riflettere, quasi a voler legittimare l'ipotesi di interessi che si celano dietro la chiusura del San Liberatore, per la cui difesa sono stato lasciato solo. Monticelli ribadisce che tutto il comprensorio da Valfino, Silvi, Pineto, Roseto e la zona del Medio Romano, ritengono che sia necessario opporsi alla decisione presa e per questo motivo il consigliere si appella al capogruppo del PD in consiglio regionale Sandro Mariani, al collega Dino Pepe e al segretario provinciale Gabriele Minosse affinché prendano una posizione sull'intera questione. È inutile nascondersi, dice ancora Monticelli, ci sono molti che remano contro l'ospedale di Atri. Chiedo al manager della ASL Fagnano uno scatto in avanti, perché di problemi da risolvere, anche piccoli, ce ne sono molti e ormai abbiamo chiuso l'era Barrassi. Non è certo un ottimo comportamento da parte di quei politici che si lavano le mani da decisioni di questa importanza e lasciano ogni responsabilità al comitato. Ognuno faccia la sua parte, dice ancora Monticelli. Sarà una battaglia dura, ma sono pronto a tutto, anche ad andare contro il presidente D'Alfonso e l'assessore Paolucci. Rimaniamo su City Rumors per leggere un'altra notizia di ieri importante: inaugurato drone antincendio nel traforo del Gran Sasso. La galleria più lunga, ricadente interamente nel territorio italiano, diventa anche la più innovativa in materia di tecnologia della sicurezza. La presenza del viceministro delle infrastrutture e trasporti Riccardo Nencini è stato infatti inaugurato ieri e mostrato in movimento il drone iTunnel, un dispositivo automatizzato antincendio, una tecnologia italiana all'avanguardia del mondo, progettato e costruito da GSA Gruppo Servizi Associati. La cerimonia si è tenuta all'interno del traforo dell'A24 Roma-L'Aquila Teramo e sono intervenute anche Luciano D'Alfonso, appunto presidente della Regione Abruzzo, Cesare Remadori, amministratore delegato di Strada dei Parchi, Stefano Ragazzi, direttore nazionale dell'Istituto appunto di Fisica Nucleare, Alessandro Pedone, azionista di riferimento della GSA. Il nuovo dispositivo antincendio e tunnel andrà ad affiancare una squadra di emergenza in motocicletta già attiva sul tratto autostradale e ne potenzierà l'efficienza per l'incolumità dei viaggiatori. E c'è anche una serie di foto appunto e video su questa inaugurazione del drone antincendio. Possiamo vedere qui il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Andiamo su Teramo a leggerci altre notizie di City Rumors. Un convegno al Cursal di Giulianova sulla sclerosi multipla si terrà sabato 20 dicembre a partire dalle 8:30. Poi una notizia di cronaca: Colonnella accusa un arresto cardiaco, i soccorritori gli salvano la vita. Un tempestivo dunque intervento su un uomo di Sant'Egidio di 68 anni. Poi si parla della provincia di Teramo, di un tesoretto da 200.000 euro perché la provincia ha a disposizione oltre 200.000 euro per la formazione diretta. È stato deciso ieri dalla commissione unica, che poi valuterà dove inserire insieme alle parti sociali dove inserire poi questi fondi. E poi Teramo cambia tutto,
in via Mario Capuani, ne abbiamo già letta su ml.it. E poi riforma delle province, anche i dipendenti oltre che i sindacati, dunque in rivolta per i tagli al personale. Ci spostiamo, torniamo nelle Marche, ci spostiamo sull'Anza Marche. In primo piano si parla di musica con il concerto del maestro Riccardo Muti a Pesaro, aiutare i giovani musicisti. I nostri giovani devono trovare lavoro nelle nostre orchestre, nel nostro povero paese dove non tutte le regioni appunto ne hanno una. Poi in taglio basso una notizia dedicata al lavoro, ai sindacati: cresce la precarietà, cresce dunque nelle Marche il lavoro precario, tanto che meno di un'assunzione su 10 è a tempo indeterminato, emerge dai dati dell'osservatorio del mercato del lavoro della regione elaborati dall'IRES CGL. Poi ancora la notizia di cronaca dell'incendio nell'azienda agricola Trionfi Onorati a Iesi, il rogo divampato per cause in corso di accertamento, ma sicuramente doloso, ha interessato un capannone di circa 1500 metri quadri, nessun ferito salvo bestiame ma danni, dicevamo, incendi. E da questa notizia leggiamoci un'altra di cronaca che riguarda un'operazione del Corpo Forestale dello Stato che ha sequestrato 70.000 kg di rame in autodemolizione, in valore di 500.000 euro, metallo pronto per essere venduto. Controlli dunque a tappeto in tutte le Marche, dagli uomini della Forestale di Ascoli Piceno, ma anche del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, hanno poi condotto al rinvenimento di oltre 70.000 kg di matasse di rame del valore di mezzo milione di euro, illecitamente detenute e nascoste sotto cumuli di rifiuti presso un'azienda di autodemolizione e poi raccolta di materiale ferroso a Fermignano, denunciati per ricettazione il titolare e il direttore tecnico. Ci spostiamo velocemente per concludere la nostra rassegna su Prima da Noi. Si sta aprendo la pagina lentamente, ma si sta aprendo, eccola qui. E le aperture sono dedicate alla sanità in Abruzzo, restano aperti dunque 8 punti nascita su 9, abbiamo visto chiude quello di Atri, poi si parla dell'elettrodotto Villa Nova Gissi, ecco il dossier con tutte le criticità dell'opera, un'inchiesta di Prima da Noi. Poi si parla in primo piano dei furbetti della revisione auto addio, cambiano infatti le regole, poi ci spiegano quanto costerà. Tra le novità fondamentali i controlli preventivi, e poi si parla appunto delle province in Abruzzo, delle province d'Abruzzo, 725 dipendenti di troppo, dunque si spendono 32 milioni oltre il necessario, ma ci sarà, come detto, questa grande mobilitazione dei lavoratori, degli stessi dipendenti e dei sindacati che ovviamente sono sul piede di guerra e protesteranno in presidio dinanzi a tutte le sedi degli enti provinciali d'Italia. Bene, questa era la nostra ultima notizia, vediamo appuntamento a domani sempre puntuale alle 7 con la nostra rassegna stampa web. Nel frattempo vi auguro un buon proseguimento di giornata con i programmi di Super J, arrivederci.